Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto voglio dire a tutti i nostri amici, se possono, di condividere con noi la pagina della WWE. Assolutamente, sì, bravo. Condividendo, più siamo e più ci divertiamo. Ma sì, infatti, poi ci sono degli interventi, sono tanti. Tante cose da dire. Dunque, Double News del giovedì col martedì sta diventando una delle migliori giornate della settimana. Comunque, Between the Sheets, questo c'è tutti i giorni. Questa mattina ci sono 20 gradi, c'è un'ottima temperatura, senza umidità all'esterno, direi che... 18. 16. 18. Vabbè, lui viene dal polo nord. Generalissimo, la temperatura è a picco. Forse toglieranno il piumino. Tolto il piumino dei venti l'altro giorno. Però c'è un po' titubante. Comunque il cielo è sereno, speriamo che tutto vada per il verso giusto oggi, anche perché questa sera dovete venire tutti a trovarci alla Perry Swing presso il Garden dei Due Buoni. Già. Se i mariti guardano la partita, voi potete venire a bere una per più. Ma assolutamente, è un locale meraviglioso, musica come si deve, siamo in città. Sì, bravi. Vuoi ricordare il numero? Chiamate, non ce l'ho sotto mano, comunque chiamate i Due Buoi oppure alla consigliera dell'hotel di Boi Rossi, sicuramente lì vi fanno le prenotazioni, riservano i tavoli. Sono pochi posti e c'è tanta richiesta, quindi ne vale la pena, ragazzi, potete venire anche a cena, non solo l'aperitivo. Adesso vi dico io il numero perché ho voluto vedere. Sei troppo avanti. 0131 51 71 05. Bene. La bella... 0131 51 71 05. Bene, tanto solo. Guardate e dite, abbiamo avuto la notizia da Double News. Double News, bravi, così siete sicuri di trovare il posto. Michele Tesaro, buongiorno, ha detto che suda. No, non suda. E il nostro congiunto Andrea Scotto. Oggi parleremo di Novi Ligure, perché c'è un'iniziativa che apprezziamo in maniera particolare, iniziativa intelligente, più che solo turistico, solo ricreativa. Quindi le cose intelligenti ci piacciono. Devo dire, mi fa piacere che siamo venuti a vedere qualche libro, mi dispiace di non avere la voce. Noi. Noi siamo sempre alla ricerca di idee nuove. Di idee nuove, sì, ma ne parleremo. Bravi. Ne parleremo. Allora, ieri sono riusciti a farsi insultare da tutti i giornali. Vabbè, tanto faccio vedere la prima pagina del giornale Corriere della Sera, è questo. Buongiorno. Avete vinto. La stampa. Buongiorno Vincenzo Pasino. Allora, ieri non vorrei commentare, sono riusciti a farsi insultare da tutti, destra e sinistra. No. Ma ha detto non vorrei commentare. Non vorrei commentare la qualità del governo. Buongiorno Barbara Rizzi e a Giova Rossi, buongiorno. Buongiorno, benvenute. Ci aspettiamo anche questa sera da noi a sì. Chi vuole può venire. Prenotazione, tanto Riccardo darà ancora il numero tra alla fine della puntata. Comunque, mamma mia, vanno tutti veloci, sì. Dategli tempo, un po' anziano, non ci arriva. Anche a Vincenzo Pasino. Sì, l'ho salutato io. E comunque, questi vabbè, del nostro governo sono riusciti a far arrabbiare tutti, cioè, sì. Con l'idea di, anche al loro interno, con l'idea di dare la gestione di questo tratto, e ne avevamo già parlato noi dalla scorsa settimana, quindi siamo partiti prima, questo tratto del nuovo ponte di Genova a Aspi. Sono riuscito a ha dato la gestione, il vostro ministro De Michele ha dato la gestione senza parlarne con gli alleati, hanno deciso lì col governo, e questo è una roba abbastanza kafkiana, cioè le autostrade che Giuseppi non ha ancora deciso se togliere o no, come tutta la sua cifra del governo, togliere la gestione, sono cattivi, lavorano male, poi gli diamo la gestione del nuovo pezzo del ponte perché non possiamo fare altrimenti. Allora, che però non hanno dovuto pagare, perché il grande vantaggio è che non hanno speso una lira per farlo. Cosa era successo? Subito, però, anzi, loro sono arrabbiati perché lo volevano costruire loro. Subito dopo la caduta del ponte, Aspi aveva proposto di, come risarcimento della mancata manutenzione,
di ricostruire a sue spese il ponte. Quindi abbiamo trovato un ponte già costruito senza aver pagato una lira in nuova gestione. Questi geni, Giuseppi e Gigino, hanno deciso che no, doveva ricostruirlo lo Stato, quindi abbiamo pagato noi la ricostruzione per darla poi in gestione a ASPI. Quindi direi proprio... Chiedo scusa agli amici, avevo il microfono spento. Ha spento? E si sentiva lontano. Lontano, allora sì. Grazie a Barbara per avermelo, perché il mio socio qui fa di tutto per cercare di non farmi dare notizie. Ha messo per non, il filo, per cercare di mi non faceva far... vedere il filo come l'ha messo bene, che non sì, si vede. Che non si vede, non si vede. L'ha messo anche acceso. Ecco. Vabbè, no, vedi che Vincenzo ci dà ragione, è roba da matti e corrotti. Sì, io sono convinto che non sia neanche una questione di corruzione in questo caso, come incapacità, come idiozia allo stato puro. Sì, no, ma poi già un anno fa circa, il tuo presidente del consiglio, e diceva ci siamo, siamo pronti, ormai è questione di e la decisione è presa. Sì. Ma quale decisione? Poi ha tentato di dare, Tontinelli ha tentato di dare la colpa a Salvini, ieri ha fatto dei post veramente ridicoli. Tontinelli se stesse zitto, veramente ridicolo. È tornato sulla scena, sta cominciando a prendersi nuovamente degli insulti a valanga, quindi sarebbe... Le ha prese anche di persona, perché è andato in un bar e gli hanno detto galleggia. Si è andato lui sdegnato dicendo galleggia. Aveva subito un'aggressione, era raccontato dalla Digos, le riprese ci sono, quindi stavano parlando in un bar normale e niente, non si sono... Aveva seguito Tontinelli, tu cosa fai? Lo inviti al tavolo, no? No. Come no? Non lo inviti qui a vedere? Lo metto su un palco e lo faccio parlare, è un po' un comico... Nato. Ah, dici che è andato alla scuola di Grillo? No, perché so che c'è la Grillo Academy. No, no, lui è un talento naturale, fa le cose senza grossi problemi. Comunque, Conte, che ora vuole chiudere il dossier, basta perdere tempo, revoca pronta, l'ha detto la stessa cosa 2 anni fa, ricordiamo il 15 di agosto del 2018. Ma adesso il grosso problema... Una settimana avrebbero agito. Il grosso problema è... dei grillini che hanno detto il ponte non lo daremo mai, esatto. Toglieremo le concessioni, esatto. Faremo questo, faremo quello. Sono le cose che poi stanno facendo in generale, qualunque cosa hanno detto anche in campagna elettorale se la stanno mangiando. Il ponte sarebbe ancora meno, onestamente. Comunque, ieri sentenza della Corte Costituzionale che dà ragione allo Stato, si poteva escludere le autostrade dai bandi per la ricostruzione del ponte, l'autostrada vabbè fatto autonomamente, però le avevano esclusi, hanno fatto ricorso, il TAR ha evocato l'intervento della Corte Costituzionale, l'ha attivata, la Corte Costituzionale ha dato ragione allo Stato. E Tortellina De Micheli? Tortellina De Micheli ha deciso autonomamente di dare la concessione all'autostrada. Ma in allora sì, ma non proprio. Cioè te lo affido momentaneamente. Sì, è vero. Sì, perché questo è il fiore all'occhiello di Tourtelin. Sì. Tortellina sì. È riuscita a dire l'unica cosa che non si poteva dire, no? Sì, ha detto, ha fatto tutto quello che non si doveva. Vincenzo continua a darci ragione, che sono dei ladri di polli. Ladri di polli, poi alla fine si fa beccare. Luca Marangi, buongiorno. Patrizia Garone volevo non salutarla stamattina, ma guarda, continua a mettere soli che... Sì. 3 tazzine di caffè è l'unica cosa positiva, perché vuol dire che prende il caffè con noi. Esatto. Anche perché anche lei, se ha assaggiato il caffè del Fanciotto... Non mi fa la mia. Vuole... No, ma soprattutto... Soprattutto, sai, sta cercando anche lei... Ah, nel ringiovanire, senza botox niente, via. Beh, è vero, via come se piovesse. È un risparmio, eh. Certo, costa molto meno poi un bel caffè. Certo, un buon caffè. Allora, comunque, cosa ha ottenuto il nostro geniale Giuseppi? Che sia il partito, il PD che i 5 Stelle sono irritati col premier, cioè decide lui
quello che c'è da fare, cioè non c'è da fare, cioè non fa niente, lo decide in maniera sbagliata, quindi direi che sta veramente scontentando. Sì, complimenti. Ieri si sono preso una valanga di insulti a tutte le parti, questo del governo, e sono solo meritati. Perfino Giannini in prima pagina della stampa, Giannini che sapete non è proprio di destra, gli ha rovesciato una betoniera di insulti. Vorrei salutare Sergio Giordano e forse Anna. Buongiorno. Forse Anna. È perché Anna, adesso è un momento che sono più in feeling con Sergio. Ah, tu? Sì. E invece non sono più in grado. Vabbè, adesso glielo dirò a Sergio, guarda. No, ma lo sa, ci sente. No, no, ma Sergio, hai visto il lumacone chi è? Il lumacone. No, perché dà sempre la colpa a me, invece guarda chi è il vero lumacone. Educate, eleganti, mi piace. Trovo bello l'editoriale di Giannini, sì. Con un titolo che riassume tutto, un pasticcio pubblico e privato. Sì, tra l'altro, sì, ecco. anche i privati non... Patrizia Garrone ha detto che quando tornerà in Alessandria comincerà a consumare... Sì, no, lo sappiamo che fai già impacchi di caffè del fanciotto. Quando tornerà in Alessandria devo venire una mattina da noi. Sì, beh, ma ciao, sì. Ci aspetti che torni, sì, ci aspetti che torni Patrizia. Ma infatti, ma guarda, è inutile dire delle cose... Questo è quando tornerò, sì, quando tornerai noi saremo qui. Sì. Buonasera. Ma lui l'ha già un po' adesso, però c'è che spiegarsi, sì. Perché. Sì. Vabbè. Il vero genio della lampada. Sì. Eh? Sì. Sai chi è? Maio, Gigino Bibitaro. Gigino Bibitaro ha detto maggioranza in tilt, ma Di Maio insiste. Un nuovo gesto, allora. Mentre Matteo, il Granduca di Toscana, io devo andare a Matteo. Basta con il populismo degli annunci, cacciare il Benetton è impossibile. Esatto, sì, ricordiamo sempre che la concessione era stata scritta da quel boss, da quel genio che viene in televisione a pontificare, di Di Pietro, che non ha dato né oneri né compiti alle autostrade, cioè ha dato solo dei diritti, e voi chiedetevi perché, io non dico nulla. E noi siamo vincolati da questa concessione che ci costerebbe una ventina di miliardi almeno per la sua interruzione, e che per me ha permesso finora ai Benetton di diventare miliardari, più di quello che erano prima. Quindi non si può, onestamente, vedendo la situazione della concessione, non si può smontare. Al massimo si potrebbe chiedere ai Benetton, con le dovute cautele, di scendere sotto la maggioranza, ma loro non sono neanche tanto d'accordo, vorranno fare probabilmente un ricorso, dice Corriere della Sera, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché non vogliono venire espropriati delle quote di autostrade. Beh, diciamo che ci stanno dimostrando anni di errori. Salutiamo anche Elda Fregoni, Giorgio Repetto. Ciao, e la Nostra Signora della CNN, è arrivata, del Monferrato, sì, è arrivata. Buongiorno signora. È arrivata, poi avremo da chiedere qualcosa, perché questa Florida che di nuovo impazza di Covid, sì, devono chiudere poi tutto. Adesso c'è questo libro su Donaldo che sta facendo un po' parlare. Sì, sì. Lì chi è la cugina che. La nipote. Ale. Quello che era molto alcolizzato. Ciumbia. Sì. Il famoso Ciumbia. Ciumbia. Sì, così si chiamava il fratello. Si chiama Ciumbia. Ciumbia. È uno, ecco. Che ci ciava volentieri. Comunque, notizia del Corriere della Sera, pagina 6, indagato cognato di Fontana per la vicenda dei Camit. Ci sapete la patta per la fornitura di 500.000 euro di camici per gli ospedali e le case di cura. Devoluta dalla regione alla società del cognato di Fontana, del presidente della regione, poi derubricata dalla società a donazione, cioè praticamente hanno fatto vedere di aver donato questi camici dopo essere stati scoperti. Ora la Procura Repubblica indaga un attimo a vedere se c'è stata qualche pastetta nella concessione di questo appalto. Non è una cosa troppo
troppo lineare, troppo pulita, quindi un'occhiata di intorno non è neanche male, neanche male farla, cioè, tutti devono essere sopra le sopra ogni livello di dubbio. Stamattina ho la voce così. Ma faccia con comodo. Vuole fare due gargarismi anche, no, già che c'è. Ha portato il colluttorio stamattina. Posso parlare con il le acciughe? Le acciughe di Michael. Le ha mangiate stamattina? No, Michael, portami un attimo un barattolo che stamattina faccio colazione con le acciughe. Ah, vuoi che te lo porti? Se qui? Lo porta qui un attimo. Tanto lui è già i suoi 25 metri di camion, l'ha già montato. Buongiorno anche a Giulio Alessio. Giorgio Repetto dice una banalità. Era da intervenire immediatamente dopo aver accertato la responsabilità, bloccando fondi e conti correnti dei Benetton. Ma non è così, Giorgio, purtroppo non è così, perché prima di tutto bisogna capire intanto Di Pietro, che era uomo di legge, gli ha fatto un contrattino niente male, o ha accettato un contrattino niente male, sembra da uomo di legge. Sì. No, super parte. Super. Esatto. No, è un nuovo tratto autostradale, super parte. Sì. È una nuova tangenziale. Diciamo che il dubbio è quello del super partes, comunque. Così è. La stampa ha rilevato una cosa che il vostro Bob Hope, il ministro della salute, aveva dimenticato nuovamente di fare, cioè è intervenuto ieri duramente, perché è uno duro, per bloccare gli arrivi da Bangladesh. Turna, sì, con i voli diretti. Con i voli diretti, come avevamo fatto con la Cina. E tutti gli, dato che nel mondo sono. Ma lui che è furbo? No, stavano arrivando da Qatar. Ovviamente hanno cominciato a fare scali intermedi, perché tanto in Italia si entra, non si entra direttamente, ma si entra indirettamente, come è capitato prima del Covid. Ma da Qatar non puoi. Non è nei 15 paesi. A Qatar si vede che i voli erano liberi, comunque da lì passavano. Gliel'hanno detto i giornalisti, e ieri, con un atto di forza mai visto, ha bloccato anche il volo di questi bengalesi. Bravo. 52. Possiamo fare un applauso. Bob Hope, allora, è il nostro. Sta diventando allora, dei nostri. Tra l'altro, pensa che i paesi evoluti, come si suol dire, controllavano già le triangolazioni nei voli. Adesso non mica mettono nei paesi evoluti. Non è l'ottava potenza mondiale. Con questa gente che ci governa siamo all'ottava posto. Adesso lei ne fa una questione politica. No, io ne facevo una questione di merito. No. Allora, politica no, questa gente è sopra la politica, e ormai è cabaret, non è più. No. Beh. Dai, non è possibile. Allora, ultime iscrizioni per la Grillo Academy. Lei vuole andare a fare un corsino alla Grillo Academy? No. Non sono gente che ha dei talenti, e io non ho il talento del comico. No. Allora, visto che è arrivata da noi, voi. Allora iniziamo a dire che vogliamo parlare di un avvenimento che avviene a Novi Ligure, che non è una città della Liguria, quindi ci potete arrivare tranquillamente senza dover fare dei passi strani, a meno che non arriviate dalla Liguria. Allora, a Novi Ligure ci si arriva normalmente da Torino, Milano. Se volete la Liguria, Alessandria, per domenica questa cosa, partendo venerdì, sabato e domenica, tutti i fine settimana, ma non anticipiamo oltre. E abbiamo in collegamento con noi chi ha ideato questa bellissima iniziativa. Barbara Gramolotti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci sente? Buongiorno, benvenuta, ci fa piacere averla con noi. Innanzitutto io voglio far vedere la bellissima immagine di questo avvenimento, la Pacco Castello di Novi Ligure, da venerdì a domenica, sia luglio che agosto, quindi saranno diverse settimane, la cena sotto le stelle con i ristoranti di Novi Ligure. Ci piace veramente molto, c'è il Gavidoc
che, di OCG che collabora, e dobbiamo farvi i complimenti perché veramente è un'idea che... Ecco, allora, come è nata questa idea? Di necessità virtù, potremmo dire, no? Eravamo tutti chiusi nel periodo, diciamo così, verso aprile-maggio, e si stava pensando a quello che si sarebbe potuto fare. L'idea è quella di poter coniugare quello che abbiamo imparato a utilizzare, la fantastica parola di delivery, che i nostri ristoratori in questo periodo ci hanno fatto conoscere, un bel parco, e l'idea anche di insieme ai produttori del Gavi di OCG. Sì, quindi avete messo insieme le due cose per dare sia lavoro ai vostri ristoratori, sia anche rivitalizzare un po' questo parco e far uscire la gente. Questa è l'idea che ci piace. Assolutamente, tra l'altro l'idea è quella di mettere insieme target diversi, si va dal venerdì con una proposta pizza e farinata, poi il sabato invece una proposta giovane, quindi abbiamo da panini, da proposte invece di piccoli menù completi, fino ad arrivare alla domenica con menù gourmet. Quindi adatto a tutte le tasche, quindi adatto sia per valorizzare le aziende, i produttori del Gavi e i nostri ristoranti, sia per chi in questo momento magari ha voglia di fare una serata un po' diversa senza necessariamente spendere prezzi, diciamo così, troppo elevati. Ecco, si va dai meno di 10 euro fino ai 40 euro, diciamo, questa è la forbice, quindi ci sta un po' tutto dentro. E tra l'altro, adesso ci facciamo raccontare esattamente come si svolgerà la serata. Non c'è una cucina da campo, non c'è uno chef che cucina in quel posto, ma ci sono i ristoratori di Novi che intervengono dalle loro cucine per fornire dei pasti di altissima qualità. Come funziona, Baba? Ce lo racconti bene? Sì, è esattamente il delivery, quindi la prima cosa da fare è telefonare e prenotare il tavolo al Parco Castello. Dopodiché si arriverà via messaggistica sul proprio cellulare il menù, e ogni menù sarà associato a un ristorante. Sì. Si sceglie il menù che si preferisce, si contatta il ristoratore, invece di dare l'indirizzo di casa propria, comunque la cucina verrà fatta al Parco Castello, la sera e nell'orario indicato. Tra l'altro, comunque, spieghiamo anche che i posti devono essere prenotati perché sono limitati nel numero. Ognuno che prenota avrà una sua assegnazione specifica di tavolo, e il bello è che l'assegnazione viene anche comunicata al ristoratore, in modo che il servizio venga fatto direttamente al tavolo, corretto? Sì, ci sarà naturalmente, anche se siamo in un parco, ci deve essere la prenotazione perché devono essere segnate le persone, e anche il distanziamento è quello previsto dai dehors dei ristoranti. In poche parole, il castello si è trasformato in un grande dehors adatto e messo a disposizione di tutti i ristoranti di Novi che hanno aderito all'iniziativa. Ecco, ci sarà anche un intrattenimento musicale, poi vedete, nell'estate, o comunque sarà dedicato al piacere culinario? Hai fatto bene a ricordarmelo, ogni sera come intrattenimento avremo una cantina del Gavi di OCG che intratterrà gli avventori raccontando le proprie etichette e facendole naturalmente degustare. Ecco, vedi, quindi quello allora è anche piacevole. Ma certo, certo. Allora, i produttori del Gavi che hanno aderito, quanti sono? Allora, le serate erano 16, ma i produttori hanno aderito in massa, quindi le serate, io sono scaramantica, sono 16 più una, anche se continuiamo a ricevere, diciamo così, le altre richieste, ma non possiamo, abbiamo esaurito le nostre serate a disposizione. Quindi un'altra cosa importante che abbiamo, ve lo dico, è l'enoteca.
tutte le etichette del nostro Gavi presenti presso il bar del Castello, a disposizione anche come cadeau o per portarsi a casa una bella bottiglia per poi brindare anche a casa. Ah, bene. Ecco, allora ricordiamo ad Andrea Scotto, che è il nostro amico e che ci ha segnalato questa iniziativa immediatamente, che siamo a corto di Gavi qui no? Sì. Non sei un po' a corto di Gavi? Siamo a corto di Gavi, sì. No, sì. Devo fare i complimenti, quindi... devo farvi i complimenti, ci segnalava Andrea Scotto che la piattaforma Likealizer ha classificato su un campione di quasi 2 milioni di pagine il canale di Facebook del distretto del Novese, che è curato tra l'altro da Barbara Gramolotti, quindi l'abbiamo qui, al primo posto nella classifica italiana e europea e al terzo posto nella graduatoria mondiale, quindi diciamo che lei sta lavorando in maniera più che riconosciuta da tutto il mondo come qualità della vostra proposta. Allora, io se vorrei... il distretto del Novese supporta questa iniziativa e si occupa della comunicazione dell'evento Novi a tavola sotto la torre. Quindi direi che... Ecco, io volevo dire, i produttori che sono 16 più 1, se ben ho capito, 16 più 1, sì. 16 più 1 o 18 meno 1, hanno però il vantaggio di avere più etichette, cioè non portano un'unica etichetta. Quindi chi ha all'interno dei suoi vigneti delle produzioni diverse, sempre di Gavi, può, ecco, quindi se uno per esempio ha delle bollicine, perché so che alcuni produttori di Gavi hanno bollicine, e io mi voglio fare una bollicina come antipasto e poi continuare con un vino bianco, posso prendere due bicchieri? Assolutamente. Anzi, ecco. 3 euro a calice, abbiamo messo anche questo un po' prezzo promozionale proprio grazie allo sforzo di tutte le cantine, è proprio un'indicazione promozionale per far brindare tutti con il Gavi di OCD o con tutte le etichette che i produttori vorranno portare. Tra l'altro, ecco, c'è la possibilità poi di assaggiare con diversi gusti, è una bella idea. Diverse tipologie di produzioni, perché sappiamo che ci sono dei Gavi senza solfiti, ci sono dei Gavi fatti in metodo biologico, addirittura insomma c'è quelli con i vigneti rivolti verso il mare, quelli con i vigneti rivolti verso la pianura, c'è di tutto e di più. Quindi il Gavi Shire, come alcuni inglesi definiscono quella zona bellissima, che è però limitata in un territorio ben preciso. Allora, io 11 comuni. Ecco, io volevo ricordare anche un'altra cosa. Ci sono 3 serate, perché voi siete aperti il venerdì, il sabato e la domenica, con 3 proposte diverse. Quello che diceva prima, ecco, come si declinano, diceva, per i giovani, per... quindi abbiamo la pizza. Sì, avremo la pizza e farinata, che è una delle eccellenze che ci contraddistingue il venerdì, invece il sabato la serata giovane, quindi legata a un pubblico, come diciamo, glielo dice spesso la parola, e poi la sera della domenica invece una ristorazione gourmet. Ma anche nel caso di ristorazione gourmet si potrà anche scegliere anche un solo piatto. E ogni sera inoltre si potrà a partire dalle 18:30 di avere gli entrée sempre con prodotti del territorio, quindi formaggio tipo il Montevore, il salame del Giarolo, la carne fassone, proposti da aziende locali in collaborazione con la Proloco di Novi, legandole proprio ai calici del Gavi. Ecco, avete ottenuto la partecipazione praticamente da tutti i ristoratori, penso che tutti i ristoratori di Novi abbiano aderito volentieri a collaborare con voi. Molti. Ottima cosa, il produttore anche. Fammi salutare, oltre ad Andrea Scotto che continua a mandare messaggi una compulsiva. Come se non fosse interessato alla città di Novi. No. E neanche al Forte di Gavi e a Gavi. No. Lui non ha scritto un libro su Novi. No. Allora,
Salutiamo anche Giampiero Piccarolo, Graziano Balbi, Giuse Sannazzaro Natta, Pierangelo Curino, Daniela Sofia, Minù Albanese, Sebastiano Iapichello, Angela Massone e Fabio Domenicale. Sono tutti. Ecco, per prenotare, diamo un attimo delle indicazioni, per poter prenotare dove bisogna guardare, cosa bisogna cercare, diamo dei numeri, diamo delle cifre. Diamo dei numeri. Allora, intanto sul sito www.distrettonovese.it trovate tutto e numeri di telefono. Però il numero di telefono, se volete ve lo do in diretta, è 324-877-2587. Qui si prenota il tavolo e poi vi arriverà comodamente sul vostro cellulare la risposta. Il menu. Ecco, può ripetere ancora il numero una volta, perché chi non l'ha segnato? Sì, certo. 3, 2, 4, 8, 7, 7, 2, 5, 8, 7. Perfetto, quindi poi comunque sul sito si può trovare tutta la descrizione, anche tutta la descrizione della serata, come si svolge, abbiamo ricevuto anche da Andrea, il nostro congiunto, tutto lo svolgimento della serata con la stessa modalità. Ecco, tenete presente, ne parlavamo prima con l'amica Barbara, il numero di persone per serata varierà da 50 a fino a un massimo circa di 65. 50 è il minimo se non ci sono congiunti. 65 è il massimo se ci sono tanti congiunti. Attenzione, sì. Allora, se andiamo io, te, tua moglie, tua figlia, mia mamma, tua mamma, Andrea Scotto, sua moglie, Jenny, Michael. Allora, noi abbiamo bisogno di un tavolo sui 25. Siamo tutti congiunti. Non è assembramento, no, infatti. No, abbiamo tutti le mascherine a casa. Ma non verranno fatti tavoli da 25, ma tavoli da 4 molto ravvicinati, sempre per il rispetto delle regole, assolutamente. E un po' più distanziati dal resto. Anche per eventuali magari piccoli festeggiamenti, chiamiamoli così, compleanni, piuttosto che cene in famiglia allargata, perché avere a disposizione un grande dehors all'aria aperta con spazi immensi come il Parco Castello di Novi non è proprio da tutti. È vero. Ecco. E comunque dovevo fare complimenti perché ci piace veramente tantissimo questa idea. Ricordiamo il sito, che è www.distrettonovese.it. Lì troverete tutto quello che si può trovare sul distretto. Ma i bambini possono venire o sono vietati? Assolutamente, è un'idea che nasce anche per riunire le famiglie, e infatti proprio per le serate, diciamo così, gourmet, è previsto anche il menù bimbi, perché in modo e in maniera che i genitori possano gustare magari eccellenze più elaborate e i bambini invece gustare il menù baby. Okay. Allora mi puoi portare? Ti posso portare, sì. Sì, mi puoi portare? Sì, faccio il cerco, però voglio il menù bambini. Non vai a guardare tutte le cose di essere. No, non va, no. Noi lo ricorderemo questo evento tutta l'estate, nel nostro fine settimana, per ricordare sia i dati che il contatto, sia come si svolge la serata, perché ci piace molto, poi dobbiamo collaborare insieme, ormai la ripresa deve essere fatta solo insieme. Ringraziamo Barbara Gramolotti di essere stata con noi. Magari, brava per l'idea. Magari ci sentiremo a fine dell'estate. Comunque dell'estate avanzata. Nell'estate, sì, anche perché loro vanno avanti fino al 14 di agosto, tutti i weekend, quindi un bel impegno, insomma, sono 4-5 weekend. Sì, 16 più 1, no? 16 sere più 1. Sì, 16 sere più 1. Noi ringraziamo Mamma Gramolotti, grazie di essere stata con noi. Complimenti per l'idea, che come dice Riccardo siamo molto invidiosi di non aver inventato noi. Sì.
Grazie a voi, vi aspettiamo alla torre almeno per un aperitivo. Quello probabilmente lo faremo, anzi, quello sicuramente lo faremo. Poi con i vini dei gatti. Bene. Sì. Come mancare, come si suol dire. Grazie Baba. Grazie. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Buona giornata a tutti. Grazie. Hai visto che bravi questi di Novi? Questi di Novi sono veramente bravi, non pizza e fichi. C'è anche la pizza. C'è anche la pizza. Ricordiamolo. No, ottima idea. Ne parleremo ancora, come detto, nei fine settimana, perché ci sembra un'idea intelligente per così passare l'estate in compagnia. La sera del giovedì loro non fanno nulla, ma c'è la Peri Swing al Garden dei Due Buoi. Per forza non fanno, perché sanno che ci siamo, sanno noi, che siamo noi, perché anche noi siamo limitati nei posti, prenotate, sì. Può essere Due Buoi per la serata, potete venire per un aperitivo, per un aperitivo più un piattino, chiamiamolo apericena, ecco, sì. Oppure anche dopo cena, se volete. Anche proprio cenare, perché sì. Si possono anche assaggiare i piatti estrapolati dal menù dei Due Buoi, per cui si può anche benissimo mangiare poi un aperitivo, mangiare una pasta asciutta o un dolce, o magari un ottimo secondo e un buon caffè o un buon... Tra l'altro potete arrivare con un outfit preso da Darko Sport. Allora devo dire sì. Sì, perché si può anche venire, sì, non necessariamente a Zimattini, sì, esatto. C'è chi viene a Zimattino e noi siete liberi di venire come vi fa piacere, però se arrivati sì così un Darko Sport dopo bloccati così sciolti, è Bolt questo, quindi lo so che è Bolt. Con le scarpe di Darko Sport sì. Tu non fai un passo, ne fai 10. Ecco, qui si può venire a piedi, chi è vestito da Cosport direttamente. Ma comodo, viene in tre passi ed è lì. Allora vi ricordiamo che siamo all'angolo di via Cavour con via 24 maggio. Alcuni dicono devo andare fino ai Due Buoi. Ma dove? Alessandra, due passi. Ma sei matto? No, voglio dire, ma sei matto. Infatti. Ok, comunque. Venite a trovarci comunque vestiti e sarete benvenuti. Se dovete venire in macchina, prendete una Volvo, una Hyundai, una Nissan per muovervi, le potete parcheggiare in Piazza della Libertà, quindi anche comodo parcheggio. Andate al pomeriggio da Resica alla Spinetta Marengo, scegliete il vostro mezzo, ve lo fate consegnare e poi venite a festeggiare con noi la sera il fatto di avere la macchina nuova. Ecco, salutiamo anche Fabrizio Piccinino, Roberta Pizzorno, ciao Roby. Buongiorno. Gilberto Preda. Buongiorno Gilberto. Gilberto ormai. Lo so. E anche Stefano Finotti. Dovremmo organizzare 100 serate al centro grigio, magari... Una serata che... Da 100 persone. 100 forever. 100 forever, sì. Dobbiamo organizzare. Ne parleremo. Ne parleremo, Gilberto. Lui ha anche il ristorante e il bar, quindi può anche cucinare. No, ma poi soprattutto al Dior. Sì. Quei 100 ettari di Dior. Sì, quei 100 ettari di Dior, dove ha messo quei 100 tavoli distanziati. Sì, da 100 persone in uno. Da 100 persone in uno. Sì, perché fanno questi... arrivano proprio non a nuclei familiari, a condomini. Condomini familiari. Sì, arrivano in condomini. Dice che condominio... Quello là, no? Allora, parlando dei Due Buoi e del Garden, la carne servita dei Due Buoi è il meglio che c'è in città e si trova solo alla bottega della carne piemontese in Piazza Marconi della Salvi. Inutile dire che le eccellenze si uniscono in Alessandria, si sono unite le eccellenze dei Due Buoi e della bottega carne piemontese. Lì vicino c'è un altro fornitore dei Due Buoi, che è la Coltelleria Boido, che rifornisce i suoi cuochi, la sua cucina, ma può rifornire anche le vostre cucine con accessori, piccoli elettrodomestici, articoli da regalo. Potrete vedere tutto l'assortimento su www.coltelleriaboido.it per potervi fare un'idea e arrivare già con tutto scelto, tutto preparato. Cantina di Fontanile, fate consegne gratuite in Alessandria, sono Fontanile perché lì la terra è ottima e il terrier è meraviglioso e loro sono di una gentilezza infinita, esatto. Andate alla cantina,
vi faranno provare i vini, le cose, insomma, allora, sarà una piacevolezza. Benissima sarà la degustazione, tra l'altro, sì, quindi sì, potrete godere anche l'esperienza della degustazione veramente come certo, si deve. Ricordiamo ancora che i due buoi a mezzogiorno fa anche un pranzo veloce oltre alla cena gourmet che tutti i giorni è disponibile. Il bistrò dei due buoi. Sì, esatto. E lì si mangia bene anche tutto il giorno, non solo martedì e giovedì, ma il martedì. Fermati un secondo. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che ci dà la carica. Tac! Diciamo che ne abbiamo bisogno. Sì. Ecco qua, caffè del Fanciotto che si può bere solo a Mecchioni Caffè dove noi siamo e dove ricordiamo e c'è la possibilità di, oltre a degustare il caffè e poi andare degli ottimi aperitivi, mangiare un pasto rapido a mezzogiorno, pranzo, o una cena più spiziosa, una cena veramente ecco, grandiosa. Sì. Se non avete voglia di cucinare, andate comunque da Coscia Arredamenti, certo, perché se non avete voglia di cucinare vi farà vedere delle cucine talmente belle che poi fa tutto da solo. Calma, adesso non esageriamo, perché la persona ci vuole, sì, quello che schiaccia i bottoni. Ah sì, okay. Non tutto da solo, perché allora non abbiamo ancora il robottino. No, sono già tutte telematiche, tutte collegate, tutte smart. Per esempio dici prezzemolo e viene giù il prezzemolo. Ti dice il frigo, ti dice non ce n'è più, sta andando un po' male. Sì, sì, beh, sì. La spesa per esempio ti viene fuori sul telefonino. Sul telefonino. E te la passa immediatamente anche sul telefonino. Certo. Dice, sei al supermercato, compra le uova. Sì, ricordati. Se ti dimentichi che poi non si apre per farlo offeso. No, se la prende, dice. Perché non è ubbidito. Allora, se volete fare del divertimento, del gadget, delle situazioni un po' così, ecco. Buongiorno, ecco Enrico. Qua il caffè. Benvenuto Enrico. Molto bene. Guardate molto qua. Bene. Allora, molto, grazie. Il servizio vorremmo perfetto chiederti. Aspetta, eccolo qui. Tutta la sua bellezza. Ecco, il piatto del giorno qual è? Tagliate l'agnello e patate al cuore. Tagliate l'agnello, mi piace. Mi piace, ecco, sì. Ecco. Tra l'altro le loro porzioni sono anche abbondanti, quindi ci si può anche togliere la soddisfazione di assaggiare un po' di più, perché a volte specialmente certi piatti sono buoni ma ce n'è poco. Quindi, no, al Mecchioni ecco Caffè c'è la possibilità, allora voi vedete questo bel ragazzo che si chiama Enrico, quando verrete a mangiare dite voglio il piatto di Enrico, se non vi ricordate come declinarlo perfettamente. Nel frattempo vi puoi portare anche un bicchiere. Grazie. Ecco. Vedete, servizio anche completo e conoscono i piatti, conoscono tutto e vi sanno consigliare senza nessun problema. Diceva Riccardo, se avete degli eventi da organizzare, anche musicali o di intrattenimento, The Double è l'organizzazione che dovete contattare, è quella che si occupa anche delle serate al Garden dei Du Bois. Chi c'è lì che non mi ricordo? C'è uno, bravo. Ma c'è il DJ da ragazzo. Ah, quindi un po' anziano? Sì, non proprio anziano, antico. Ecco, sì, forse quello. Uno di ieri. Che mette sempre quella musica lì che piace ad alcuni. Ecco, sì, alcuni. Durante il giorno potete ascoltare. Altri dicono, ma che musica è? Perché non la conosco. La musica potete ascoltare uno di ieri, uno di oggi, tutti i giorni su Alex 89.9, oltre alle notizie quando non ci siamo noi. Ma la sera al Garden dei Due Buoi c'è quanto di meglio si possa ascoltare. La CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ha anche un CAF efficientissimo, è in via Savonarola in Alessandria, in piazza Ceriana oppure nei comuni principali della nostra provincia, vi risolve tutti i problemi, tutti questi bonus che piovono sulla vostra testa e dal vostro governo. Devono essere, bisogna presentare delle domande, loro saranno in grado di presentarle senza problemi. Channel è l'operatore da contattare per tutte le videoproduzioni, computer grafica in 3D e fotografia anche con droni, quindi è veramente un professionista da contattare e da non perdere. Questi sono gli amici che ci seguono tutti i giorni, che ci permettono di andare in onda. Ecco, allora io vorrei salutare anche Giulia Mangiarotti e Franco Camera. Benvenuti. Abbiamo un po' di cambiamenti e noi l'abbiamo visto anche qui al Mecchioni Caffè.
trasporti, telelavoro e nuova società. Il Covid cambia il futuro delle metropoli. Grazie Fiorella. Cambia il futuro delle metropoli. Cioè, stiamo vedendo che proprio le città devono ripensare il loro modo di. Ci sta cambiando il modo di vivere. Sì. Di vivere. Sì. Allora, il telelavoro in alcuni posti è assolutamente di necessità, perché ci sono genitori, come ben sappiamo, senza nonni a disposizione. Sì, esatto. Non prendono neanche il bonus nonni. No. Perché non c'è il bonus. Magari metti che c'è un nonno in meridione e i figli che lavorano al nord e i certo. bambini. Il vantaggio del lavoro smart che stai a casa, ti guardi anche tuo figlio un po'. Tampona un po' queste cose. Hai la possibilità di lavorare anche quando lui dorme. Insomma, sono gli obiettivi da raggiungere. Insomma, ci sono degli obiettivi, però sta proprio cambiando. Sì, sì. Abbiamo amici ristoratori nei centri città che dicono ma ha ancora un senso tenere aperto. Sì. E dall'altro lato hanno scoperto il vantaggio di poter servire a domicilio, come i due vuoi fa. Certo. C'è la possibilità di selezionare il proprio menù, c'è la consegna gratuita a domicilio e stanno facendo gli stessi numeri quasi stessi coperti quasi del ristorante fisico. Quindi c'è anche un nuovo modo di vivere la convivialità, magari in casa con i congiunti, quindi si è tranquilli che chi si incrocia ha un certo pedigree e si può mangiare sempre bene, quello è importante. Riccardo parlava delle città, le grandi città, soprattutto quelle americane, hanno dei problemi. Il virus in America è fuori controllo, si parla di alcuni milioni di contagiati, molti morti, tra l'altro l'altro ieri hanno avuto 62.000 nuovi contagiati in America, stanno continuando a crescere. Ci sono dei numeri pazzeschi. Stanno chiudendo le spiagge di Miami, la Florida sì. è tutta in blindata. Anche la California, tutta la fascia sud. E questo anche un po' in risposta a chi diceva che il virus con l'estate sarebbe sparito, col caldo, eccetera. Diciamo proprio di no. Ma in se America, non fa caldo lì non so dove faccio dei 3 caldo. Milioni di contagi in America, se vedete la cartina, sono tanti veramente lungo le coste, c'è la California, tutto il sud dell'America, la costa est colpita. Sì, anche perché nel deserto della morte è difficile trovare gente contagiata. Il sì. virus magari c'è, ma la gente contagiata sì. Ma Disneyland è aperto o chiuso? Disneyland è aperto in Giappone, non so se Orlando è aperto, era aperto, ma ci sono dei problemi di accesso. Buongiorno Mirellina, tanto parlando sempre di politica estera dell'Europa, c'è un, che strano, c'è l'accordo in salita sul Recovery Fund, Merkel dice che dovrebbe essere contenuto entro l'estate, c'è una proposta di Ursula von der Leyen e della stessa Merkel per un'inversione del sistema di votazione, quello della von der Leyen forse sarebbe più consono all'Italia, ci aiuterebbe un po' di più, ma la Merkel decide. Non ne porteremo a casa niente, quindi direi che a breve, quindi direi di stare tranquilli. Ecco, vorrei parlare di una cosa divertente. Originaria del Polesine ma trasferitasi in Piemonte giovanissima, per la prima volta farà le vacanze, e tu dici ma che cos'è la notizia? È che questa signora ha 100 anni, e si chiama Luigina Zanellato e niente, andrà sul Lago d'Orta. Ed è tutta contenta di poter fare per la prima volta una vacanza. Sì, quindi, sono quei piccoli piaceri che ti rendono quindi, la vita. Sono quelle cose anche. Ecco, queste sono. Porta un po' di buon umore dopo aver esatto. parlato di Giuseppe, sì. dopo aver parlato. Non abbiamo parlato del vertice Casaleggio Di Maio, per esempio. Ma non no, abbiamo ma parlato del centrodestra. Come Casaleggio Di Maio? C'è qua, c'è un accordo, c'è un vertice tra Casaleggio Di Maio perché cercano di mettersi d'accordo all'interno del 5 Stelle. Hanno fatto pace? No, c'è un perché loro due non sono. No, perché Casaleggio è insieme a Dibba. Eh sì. E Dibba è un po'. È diverso da critica Di Maio, un po' Gigino, quindi. È diverso.
Parlavamo dell'America, parliamo del libro che sta facendo un po' discutere di Mary Trump, che racconta lo zio Donald, non è riuscito a bloccarlo il presidente, quindi è stato pubblicato. Parla di un uomo sociopatico e bullizzato dal padre. Il padre aveva una grossissima personalità, i soldi li ha fatti lui. E questo è quanto sta vendendo molto, questo libro sta facendo molto discutere in tutta America per cercare di capire come funziona. Tra l'altro, partendo dall'America ma poi girando in tutto il mondo, c'è una rivolta da parte degli intellettuali che dicono che questo politically correct ci ha veramente fracassato. Sì. Una nuova intolleranza, dicono, è la rivolta degli intellettuali che non si rassegnano, cioè non si può dire che una donna magari ha in certi momenti delle debolezze, perché non si può dire, la donna non ha debolezze, non si può criticare una persona solo perché è un uomo inadatto a fare un'attività da donna, cioè ormai è diventata una cosa talmente vincolante, talmente ossessiva che i diversi intellettuali si stanno proclamando contro questo ben pensare, ben pensismo, malpancismo che sta girando un po' in tutto il mondo, ma del resto noi stessi non capiamo che senso abbia accettare una cosa del genere, cioè si passa dal troppo liberi al talebanesimo, a buttare giù le statue, a bruciare i libri, no, a far licenziare delle persone che la pensano solo in maniera diversa, mi sembra una roba della Murgia. Cioè, allora, Mirellina, chiedo scusa, prima non l'ho salutata, ma l'avevi salutata tu. Sì, sono salutata, certo. Ecco. Ah, no, una cosa, una notizia importante. Hai la telecamera? Sì, sì. Arrivo. Cosa succede? No, dammi, ecco, lo apro io. Poi esporlo sì. Tu, perché no, questa è una notizia che direi cambierà le sorti della nostra nazione. Mi interessa farla vedere in anteprima, potrete dire che noi ve l'abbiamo data in anteprima. Sì. Eccola qui, schiaccio un bottoncino. Ecco qua, Emanuele Filiberto scende in campo, nasce il suo nuovo movimento. L'erede del Savoia chiamerà il suo partito Realtà Italia e stasera ci sarà un webinar con gli imprenditori e direi che è un nuovo movimento politico. Ah, finalmente Carmine Passaracqua ha trovato un partito. Probabilmente sì, però io direi che possiamo esprimere sicuramente il nostro parere. Ecco, questo ecco. Scusi. Sì, bravo, puoi stare fino alla fine perché se si parla di Emanuele Filiberto. Barone, scusi. Prego. Scusi. Prego. Ma lei non è... No. No, con lui no. Ah, con lui no. Vabbè. No. Ecco, come vedete, in Savoia, tolto passa l'acqua che sì, va a passare, non è nobile, sì. Sì. Ma ha degli interessi. Insomma. No, interessi, no? Culturali, sì, no, certo, sì, certo. Sì. No. Però lui fa tanta piangeria verso la Casa Reale. Sì, sì, però lei sì. Da quello che ho capito invece è un po' in dissenso. Si può dire di senso? Un po' di senso sì, sì. Non mi è piaciuta la deriva degli ultimi ebeti della Casa Savoia. Ecco, ma quando uno è appassionato dei nobili, ma non è nobile, come... Sono studioso, ne conosco tanti che sono veramente, veramente bravi. Studiosi. Studiosi, sì. Studioso. Ma se uno non è neanche studioso, cos'è un vassallo? Cos'è un no, una un bella pariero? Uno bello che perché non è neanche un nobiluomo. No, ma però ha la sopracciglia di gabbiano. Ah, un po' fare. Quello aiuta? Mamma mia. Per essere simpatizzanti. Simpatizzanti, sì. Ah. No, quello fa, Va bene. Allora, vabbè, ci teniamo. Purtroppo io devo dire che anche i miti hanno ogni tanto degli scrolloni. È stato chiesto il chapter 11 negli Stati Uniti per Brooks Brothers, voglio dire, le camicie che hanno contraddistinto Jeffrey Jarrah Kennedy, Barack Obama, Riccardo Pizzorno, anni 70, sì. 70-80, sì, portavo solo quelle, certo.
tolto le serate di gala, portavo solo button down, quindi era stato button down. Adesso una cosa, dobbiamo salutare, alzati un attimo, Federica Fossati, presidente di Marconi Garda. Mamma mia! E vedi che comunque, parlando del nostro principe, Patrizia Garoni e Giova Rossi ci stanno dando ragione. Sì. Buongiorno Roberto Borsalino, buongiorno Alessandra, benvenuto. Anche Brunetta Montanari. I nostri amici ci seguono a tutte le ore. Ah, Roberto, Roberto è un mio amico, lui fa il trova robe. A me piace perché, allora, lui è antiquario, sì. Però a me piace quel suo spirito che ha di andare a cercare l'oggettino, la cosa. Guarda, questa è la manina di Di Maio. Se sei interessato noi ti potremmo fare un buon prezzo. Sì, questo ha fatto tante cose. Questo ha fatto tante cose. La storia della nostra nazione è importante. È quella che mette i testi che loro non vogliono. Mi è piaciuto Ali di Gabbiano. Sì. No, perché l'aveva definito anche lui forse con le ciglia Ali di Gabbiano. Però adesso concentrati un attimo sulla manina. Che magari poi. No. Noi se ci fa un buon prezzo, è un pezzo eccezionale, cioè questa è direttamente la manina di Di Maio. Siamo congiunti, possiamo certificarla, che è la manina di Di Maio. È un pezzo di grande valore. Pezzo di grande valore. Però se tu volessi. Posso prendere posizione contro il tuo governo, comunque l'Italia? L'Italia vuole dare, e quindi il nostro governo, le concessioni fino al 2033 agli stabilimenti balneari. Senza modificare neanche il prezzo dell'affitto. Ovviamente l'Europa dice no, perché non ha senso dare delle concessioni di questa lunghezza, cioè 30 anni di concessione, qualunque investimento viene ammortizzato abbondantemente. E noi stiamo andando avanti a questo. Ci sono delle spiagge da 520 euro di affitto annuo, che rendono magari alcuni milioni, e c'è l'idea di prorogare fino al 2033, mi sembra una cosa abbastanza. Roberto ha detto possiamo parlarne. Per la manina. Per la manina. No, spero non per le ali di Gabbiano, perché no. Io sono andato a parrucchiere ieri e non ho le ali di Gabbiano, quindi. Puoi metterti a Gabbiano. Posso mettermi. No, però per la manina, penso. Sì, guarda, da Roberto, preparati a fare l'offerta del secolo, poi l'avresti solo tu. Sì. Volevo fare complimenti al vostro governo che ha fatto il decreto semplificazione, che comunque non è ancora approvato, però aveva approvato il decreto rilancio che tu dici dovrebbe far funzionare l'Italia. La farà funzionare dopo che saranno approvati 148 provvedimenti attuativi. Cioè 148 provvedimenti amministrativi di attuazione delle norme contenute nel. Come facciamo? Finiranno fra 10 anni, quando il Covid ormai sarà passato, avremo un'altra infezione. La roba veramente da pazzi. E ci sono tutto. 148 provvedimenti attuativi. Sono 110. Il 10% del super bonus su ristrutturazioni, l'assegno di invalidità 570 euro viene raddoppiato, bonus biciclette aumenta di altri 20 milioni, 500 euro il bonus vacanze, 245 milioni le risorse per lo spettacolo, sì, però tutto da approvare definitivamente o comunque da mettere in funzione con i decreti attuativi. Mi sembra una roba che, non so, una certa impressione. Qua fanno gli elenchi, 9 DPCM su proposta del Ministero, 41 decreti ministeriali, 15 decreti del MEF, 18 decreti del MEF senza concerto, gli altri 15 in concerto, sono 148 decreti. Quindi secondo voi l'Italia partirà mai con un governo? Ma no, non è possibile. Senti, ci viene consigliato per la manina di fare un'asta in diretta. Potremmo farla. Ora io voglio dire, questa è una bella idea. Sì. Dove
dovresti però invitare un po' di tuoi amici che facciano perché poi non vorrei che l'offerta anche, ci sono dire, c'è un minimo riservato il minimo Gigino questa la mano di Gigino non è mica una roba mica da c'è un problema, eccolo, latte crollano le vendite questo lo dice Gian Piero Calzolari, presidente di Granarolo, lancia l'allarme, noi lo sapevamo già. Diciamo capire. Il discorso è quello di che avevamo fatto anche prima, collegato a quello di prima, che la gente non esce più. Il grande consumo del latte veniva fatto nelle aggregazioni pubbliche, dai bar ai ristoranti, alle mense, e non consumando più loro, il consumo di casa è per esempio mi diceva Roberto Borsalino, che vive a Torino. Non vanno più al bar a prendere latte e menta. Latte e menta, che era una roba che faceva tanto bene al CET, la piuma Pinen. Un bel bicchiere di latte non viene più consumato. No, niente, solo la menta. Solo la menta, ma la menta la compra anche sul supermercato. Quindi... No, comunque è un problema. È un problema perché comunque le mucche continuano a farlo. Diciamo che il new normal, quello che come definiva prima Riccardo, le nuove città, i nuovi modi di vivere, sta cambiando un po' tutto. Guarda, io ti do ancora 30 secondi per parlare del toro. Allora, toro che si è comportato benissimo, ha preso una sbella nel primo tempo, una bella peretta. Allora poi credo che nell'intervallo qualcheduno abbia detto beve nei Balengu, perché mi sa che poi finisce veramente male. Si sono svegliati, tra cui ovviamente anche Belotti, e incredibile, Verdi ha sbloccato il risultato, Belotti ha fatto il secondo gol e udite ha segnato anche Zaza. Cioè veramente, se oggi dalle parti di casa vostra ci potrebbe essere un leggero... È Natale. Natale. Va bene ragazzi, abbiamo ricordato quello, non ricordiamo nessuno. Avremmo potuto ricordarvi anche che stasera gioca l'Inter. Ma quello non ci interessa, perché stasera la cosa più importante è la periswing al Garden dei Due Buoi. Ricordiamo sempre che l'ideale è prenotare. Esatto, ci sono, sì, quella è la sigla finale. E ricordiamo che conviene prenotare, si può prendere aperitivo, cenare o fare anche un dopo cena con una musica controllata e proposta da The Double. Vi ringraziamo di essere stati con noi, come sempre. Come sempre, lascia proprio l'immagine di Upper Swing che ci. Come saluto finale. Sì, direi di sì, come la nostra sigla. Come la nostra sigla. Ci vediamo domani mattina, questa sera, per tutti quelli che riusciranno a prenotare al Garden of the Double. Ciao! Ciao.